A titolo ridotto, ma il loro approccio part-time è stato rapidamente respinto. Secondo il biografo Tom Quinn, tuttavia, ora Harry e Meghan sperano che gli accordi possano essere rivisti una volta che il principe di Galles sarà diventato re. Parlando con Royal Yes, il signor Quinn ha dichiarato: «Penso che Meghan e Harry stiano sperando, e l'ho avuto su buona autorità quando la regina muore, Charles sarà aperto a consentire a Harry e Meghan di essere reali part-time. Che è quello che volevano dall'inizio». Il biografo ha anche respinto le speculazioni sulla preoccupazione della regina per l'impatto che la partenza L'altra cosa su Harry che ha effettivamente lasciato la famiglia reale per vivere in America con una donna americana, penso, per Elisabetta la regina questo ha un'eco spaventosa di suo zio, Edoardo VIII, che abdica. È quasi come se la storia ripetendosi. Non credo che si senta, è una donna molto pragmatica, una donna molto impassibile, e penso che l'unica cosa che la conforterà del fatto che Harry andrà negli Stati Uniti è che non è l'erede al trono.